Leggiamo quest'altra. Numeratore. A che moltiplica? Aperta la tonda. X meno A, chiusa la tonda, tutto fratto. X più 2A minore o uguale di 0. Stesso discorso. Abbiamo quella A, costante letterale, che sta al numeratore, che può essere eliminata dividendo a meno i membri per A secondo principio di equivalenza delle disequazioni, che dice che però se io moltiplico o divido per un numero positivo, la disequazione rimane con questo segno. Ma se io moltiplico e divido per un numero negativo, la disequazione rimane la stessa ma cambiando il verso, da minore uguale a maggiore uguale. Quindi il caso 1 è il caso di A maggiore di 0. Se A è maggiore di 0, io posso dividere per A ambedue i membri. 0 fatto A è 0, A fatto A è 1, allora mi devo studiare semplicemente il segno di questa disequazione fratta, che è x meno A fratto x più 2A, che è una disequazione che rimane col verso minore uguale, letterale fratta, che va risolta ponendo il numeratore maggiore o uguale di 0, che vuol dire x meno A maggiore o uguale di 0, ovvero x maggiore o uguale di A. A è positivo, eh? Quindi è come se fosse x meno 2, meno 1, x meno 1/2. Se A è positivo, ho un prodotto fra 2A di due numeri certamente positivi, quindi x più 2A è positivo quando x è maggiore di meno 2A. Il denominatore, ve lo ricordo, va posto sempre solo maggiore di 0. A questo punto ho che, come riporto A e meno 2A nel grafico segni, però? Perché io A meno 2A non li conosco, visto che A non lo conosco, è un parametro letterale, ma mi sfrutto l'ipotesi qui. Io ho detto che A è positivo. Se A è positivo, è evidente che meno 2A sarà più piccolo rispetto ad A. Oh, se A è positivo, abbiamo questo che è meno 2 per un numero positivo, che verrà un numero negativo. A è un numero positivo, quindi questo sta più a sinistra rispetto ad A. X maggiore di... allora, numeratore maggiore o uguale di 0, denominatore positivo. X maggiore o uguale di A lo rappresento con una linea continua a destra di A, tratteggiata a sinistra, con A valore incluso. X maggiore di meno 2A lo rappresento con una linea continua a destra di meno 2A, tratteggiata a sinistra, con il meno 2A che invece è escluso. Faccio il prodotto dei segni e ottengo meno per meno più per meno meno, più per più più. A noi ci interessa il segno meno, perché ci interessa vedere quando è che quella frazione x meno A fratto x più 2A è minore o uguale di 0. Qual è la risposta? La risposta è x compreso tra che cosa? Tra meno 2A valore escluso ed A valore incluso. E questa è la soluzione quando A è positivo. Ma allora a questo punto cosa cambierà se A è negativo? Cambierà solamente che anziché valori interni la soluzione sarà valori esterni. Perché? Allora, se A è negativo, come vi ho spiegato prima, succede che io posso dividere ambedue i membri per A, ma se essendo negativo abbiamo che A diviso A fa 1 e 0 fratto A fa 0, ma minore uguale cambia in maggiore uguale. Quindi se A è minore di 0, stiamo risolvendo questa volta la seguente disequazione letterale fratta: x meno A fratto x più 2A maggiore o uguale di 0. Il che vuol dire che se A è negativo, allora le soluzioni sono sempre numeratore maggiore o uguale di 0, x maggiore o uguale di A, attenzione, denominatore positivo, sempre x maggiore di meno 2A. Le cose non cambiano, attenzione che però cambiano le posizioni sull'asse reale. Perché stavolta se A è negativo, abbiamo che il valore A è negativo, sta quindi più a sinistra del valore meno 2A, perché meno 2 per un numero negativo mi verrà un numero positivo sicuramente maggiore rispetto a questo A che è negativo. Allora x maggiore o uguale di A lo rappresento così, linea continua sempre a destra di A, tratteggiata a sinistra. Mentre invece x evidentemente maggiore di meno 2A, linea continua a destra di meno 2A, tratteggiata a sinistra. Guardate cosa succede adesso: meno per meno più per meno meno, più per più più. Le soluzioni sono queste due con segno più, e questa volta ci ha chiesto quando è che la frazione x meno a fatto x più 2a è maggiore o uguale di 0. La soluzione allora sarà x, attenzione, meno 2a escluso, a è incluso, x minore o uguale di a unito con x solo maggiore di meno 2a. Eccole le due soluzioni quando rispettivamente A è positivo ed A è negativo. C'è un terzo caso, naturalmente, il caso evidentemente di quell'A uguale 0. Vediamo che succede se A è uguale 0. Basta prendere A uguale 0 e sostituirlo al posto di A nella nostra disequazione. X meno 0 è x, x per 0 0, fratto 2 per 0 0, x minore o uguale di 0. Attenzione,
0 fratto x è 0, purché x sia diverso da 0, proprio perché se x uguale a 0 viene 0 fratto 0 che è una forma indeterminata. 0 è minore o uguale a 0? Sì, perché c'è anche l'uguale. Quindi quando a è 0 la nostra disequazione è verificata per ogni x appartenente a reale. Attenzione però, unito x diverso da 0, perché quando x è uguale a 0 mi verrebbe un qualcosa di indeterminato. E questa è la discussione corretta della seguente disequazione letterale fratta. A più 1 fratto ax maggiore di 0. Occhio a questa qui. Allora, il discorso è sempre lo stesso. Se avete capito, il discorso è sempre lo stesso. Qui abbiamo che la nostra costante letterale è a più 1 sopra e c'è anche un a sotto. Quindi prendiamola questa qui e mettiamola qui. Abbiamo un a più 1 fratto a per 1 su x, no? Allora, se fosse 1 su x maggiore di 0 avremmo una disequazione, guardatela, numerica fratta. A più 1 fratto a è un numero. Non sappiamo quanto, ma è un numero. Se ne può andare? Sì, basta che io moltiplico per che cosa? Basta che faccio a fratto a più 1 per a più 1 fratto a maggiore di 0 per a fratto a più 1. Che cos'è quello? Ho applicato il secondo principio di equivalenza delle disequazioni, che mi dice che il verso, la disequazione si comporta come un'equazione, quindi il verso rimane maggiore, se il numero che io ho moltiplicato in entrambi i membri è positivo. Quindi, qual è il primo caso? Quindi questa diventerebbe 1 su x maggiore di 0, se però, attenzione, questo qua, quindi questo, se questo a più 1 fratto a è maggiore di 0. Perché se a più 1 fratto a è maggiore di 0, io posso tranquillamente far diventare questa disequazione 1 fratto x maggiore di 0. Quindi il primo caso è il caso in cui questo coefficiente letterale, ovvero, va bene come l'ho spiegato? C'è qualcuno che mi dice che non ho spiegato bene? Sono difficili queste? Ma sono facilissime. Se questo è positivo, io posso dividere per questo ambedue i membri. Ora, tanto però, quando è che è positivo a più 1 fratto a? A più 1 fratto a è una disequazione fratta, numerica, nell'incognita a. Quindi facciamo l'ipotesi che a sia l'incognita. Come si risolve? Poniamo il numeratore maggiore di 0, il denominatore maggiore di 0, ovvero a più 1 maggiore di 0, a maggiore di meno 1. Il denominatore è positivo quando già a è maggiore di 0. Riportiamo questo nel grafico semi, dove stiamo studiando questa disequazione numerica fratta, ve lo ripeto, nell'incognita a, che non è un'incognita. Facciamo finta che sia un'incognita perché vogliamo vedere quando è che questa frazione è positiva. Per vederlo dobbiamo studiare una disequazione numerica fratta. Abbiamo meno 1, qua abbiamo 0, qua abbiamo la soluzione del numeratore positivo, qua la soluzione del denominatore positivo. A maggiore di meno 1 lo rappresentiamo come al solito così. A maggiore di 0 lo rappresentiamo come al solito così. Chiedo scusa. Meno per meno più, più per meno meno, più per più più. Adesso vogliamo sapere quando è che è positiva. Allora vuol dire che a più 1 fratto a è positivo. Quindi vuol dire, quando a più 1 fratto a, quando quel coefficiente che sta lì, il moltiplicato, è positivo, che vuol dire, tradotto, a minore di meno 1, naturalmente meno 1 e 0 sono esclusi entrambi. Vuol dire a minore di meno 1 unito con a maggiore di 0. Allora vuol dire che in questo caso, facciamo notare che a più 1 fratto a è negativa quando a è compreso fra meno 1 e 0. È inutile dirlo, si vede da qua. Pertanto, quando a è minore di meno 1, oppure a è maggiore di 0, che vuol dire a più 1 fratto a positivo, la nostra disequazione, posso dividere ambi due membri per a più 1 fratto a e avere 1 fratto x maggiore di 0. A 1 fratto x maggiore di 0 è una disequazione fratta numerica nell'incognita x che si risolve ponendo il numeratore maggiore di 0, ma 1 è positivo per ogni x appartenente a, visto che è 1, e il denominatore che è positivo quando x è maggiore di 0. Se riportiamo questo qua nel nostro grafico dei segni, abbiamo che tutti x appartenenti a reali si rappresenta, come sappiamo, con una linea continua lungo tutto l'asse reale. Poi mettiamo lo 0, x maggiore di 0 lo rappresentiamo così. Allora guardate, meno più, dobbiamo sapere quando è che 1 fratto x è positivo, sarà positivo qui, quando x è maggiore di 0. Quindi abbiamo che la soluzione della nostra disequazione sarà x maggiore di 0 nell'intervallo a minore di meno 1 oppure a maggiore di 0. Caso 2, beh, il caso in cui a più 1 fratto a è negativo, che vuol dire a compreso fra meno 1 e 0. Beh, questa volta, se a è compreso fra meno 1 e 0, che vuol dire che quell'a più 1 fratto a è negativo, questa volta se divido ambi due membri per a più 1 fratto a,
A sinistra rimane 1 su x, ma a destra rimane 0, ma in mezzo il segno non è più maggiore, ma è minore perché cambia il verso. Ma se 1 su x era maggiore di 0, per x maggiore di 0, 1 su x sarà minore di 0, per x minore di 0. E questa è la discussione. Qual è il caso 3? Beh, è il caso in cui a più 1 fratto a è 0. Quando è che a più 1 fratto a è 0? Non quando entrambi sono 0, quando il numeratore è 0, è un'equazione numerica fratta, che ve lo ricordo, 0 non potrà mai essere, ricordo che per a uguale 0 la disequazione perde di significato. Io qua vedo nel libro questo, ma mi sembra abbastanza evidente dirlo, non c'è bisogno neanche di scriverlo. Per a uguale 0 la disequazione perde di significato, perché abbiamo uno 0 al denominatore. A più 1 è uguale a 0 quando a è uguale a meno 1, quindi vediamo cosa succede se a è uguale a meno 1. Sostituiamo al posto di a meno 1, ma guardate, meno 1 più 1, 0, fratto meno x, maggiore di 0. Ma attenzione però, 0 fatto meno x, naturalmente per x diverso da 0, mi sembra evidente, 0 non può essere incluso perché x diverso da 0 è la condizione di esistenza, non è mai verificata. Perché? Perché 0 è uguale a 0, non è maggiore di 0. Quindi, ricapitolando, per a minore di meno 1, unione con a maggiore di 0, la disequazione è verificata quando x è maggiore di 0. Per a compreso fra meno 1 e 0, ricordo, sia qui per qui meno 1 e 0 non sono inclusi, la disequazione è verificata quando x è minore di 0. Per a uguale a meno 1 la disequazione non è mai verificata, per a uguale a 0 addirittura perde di significato. Si discute così la seguente disequazione fratta, letterale. 1 fratto a è maggiore di 1 fratto x. Attenzione, può capitare, nei casi visti fino a questo momento, nei casi precedenti, la disequazione fratta, letterale o numerica, era già pronta perché avevamo il membro di sinistra maggiore o minore, maggiore o uguale o minore o uguale di 0. Qui non è così pronta. Nelle disequazioni fratte, cosa vi ho insegnato? Vi ho insegnato che dobbiamo trasportare uno dei due membri da una parte all'altra. Ad esempio, trasportiamo 1 fratto x a sinistra, cambiandolo di segno e diventando quindi, scrivendo 1 fratto a meno 1 fratto x, maggiore di 0, avendo quindi sempre, ricordatevi, dobbiamo avere sempre lo 0 a destra. Facciamo un minimo unimutolo che è ax, ax diviso a fa x per 1x, meno ax diviso x fa a per meno 1 e meno a. Ecco qua la nostra disequazione letterale fratta, dove abbiamo, vedete, questo a, che è un numero, che moltiplica x al denominatore, quindi può essere eliminato, perché se io moltiplico per a, sia il primo membro che il secondo, 0 per a su a se ne va, quindi rimarrebbe un x meno a fratto x, che è una disequazione sempre letterale fratta, ma più facile. Ma attenzione però, questo lo posso fare rimanendo uguali il membro di sinistra e membro di destra, uguali il verso della disuguaglianza, se a è positivo. Quindi il primo caso, come al solito, è il caso in cui a è positivo. Se è positivo e moltiplico per ambi i due membri, la mia disequazione diventa x meno a fratto x maggiore di 0. Come si risolve? Si risolve ponendo il numeratore maggiore di 0, x meno a è maggiore di 0 quando x è maggiore di a. Il denominatore è maggiore di 0 quando x è maggiore di 0. Allora, attenzione però. Riportiamo quindi, studiamo il grafico dei segni, quindi il segno di questa disequazione fratta. Dove lo metto a? A sinistra o a destra dello 0? Ho detto che a è maggiore di 0, allora prima c'è 0 e poi c'è a. X maggiore di a, linea continua a destra di a, tratteggiata alla sua sinistra. X maggiore di 0, linea continua a destra di 0, tratteggiata alla sua sinistra. Meno per meno più, meno per più meno, più per più più. Ricordo che a e 0 sono valori entrambi esclusi. Ci ha chiesto quando è che è positiva x meno a fratto x? È positiva quando x è qui e qui, quando x è minore di 0, unito x maggiore di a. Che succede? Beh, adesso in questo caso è immediato fare l'altro caso. Se a è minore di 0, quindi qua c'è un numero negativo, diciamo che io posso sempre moltiplicare e dividere per a entrambi i membri, ma quello che succede è che avrò sempre un'equazione a sinistra con x meno a fratto x, a destra con lo 0, ma il verso da maggiore cambia a minore perché ho moltiplicato per un numero negativo, secondo principio di equivalenza delle disequazioni. Se x meno a fratto x è positiva quando x è minore di 0, unione x maggiore di a, se vi ricordate il grafico seni che abbiamo fatto prima, era negativa quando x è compreso tra 0 e a. Attenzione però, non 0 e a. Se a è minore di 0, allora rifacciamola bene. Questa volta x meno a fratto x minore di 0, dobbiamo sempre porre x meno a maggiore di 0, x maggiore di a, x maggiore di 0, x maggiore di 0. La stessa differenza questa volta, come abbiamo visto prima, si invertono di posto a e 0, perché se a è minore di 0 c'è prima a e poi 0, quindi
il numeratore maggiore di 0 e il denominatore maggiore di 0, li rappresento così, x maggiore di a è sempre così. Attenzione che l'unica differenza è che a sta più a sinistra di 0, x maggiore di 0 è così. E di nuovo, più per meno meno, più per più, di nuovo siamo all'esterno. Con la differenza che stavolta però, a noi ci interessa il segno meno, qua in mezzo. Quindi la soluzione è x meno a su x minore di 0 quando a è negativa, per x compreso fra a e 0. E questa è la discussione di questa disequazione letterale fratta, con l'aggiunta del caso naturalmente, di a uguale 0, lo possiamo aggiungere? Assolutamente no. Perché per a uguale 0 mi viene uno 0 sotto e quindi abbiamo che la mia disequazione perde assolutamente di significato, è priva di significato, perché mi verrebbe uno 0 sotto, cosa che non ha senso. E questa ancora una volta la discussione di questa iniziale disequazione letterale fratta.